esempio di scuola di come la società stia a elettroencefalogramma completamente piatto. Devono venire domani per sostituirmi un freezer che mi hanno consegnato rotto, rotto nella struttura esterna, ma funzionante. E nel frattempo, siccome era in arrivo un ordine di prodotti alimentari, è stato autorizzato il suo uso. Quindi, quando verrà portato qui il freezer nuovo, andrà svuotato il materiale che sta dentro quello rotto, verrà svuotato e messo in quello nuovo, che poi non andrà a temperatura immediatamente. Quindi, questa cosa la posso fare nel momento in cui arriva quello nuovo. Ebbene, allora, per 4 o 5 volte, siccome ho riferito questa cosa, quindi ho detto attenzione, vi avviso che il freezer è pieno e quindi devo avere il tempo materiale, perché i tempi sono sempre contingentati, per fare questo cambio, visto che lo so, per correttezza ve lo dico. E dico, ovviamente l'uso è stato autorizzato da chi me l'ha venduto, perché questi sono i trasportatori. Per 4-5 volte mi ha detto, la nostra procedura è che il freezer venga consegnato vuoto ovviamente e asciutto, e io ho replicato 4 volte che in questo caso, essendo stato autorizzato l'uso del freezer, non potrà essere né vuoto né asciutto, o meglio, lo svuoterò in tempo reale. Alla quinta volta o sesta che mi ha detto la nostra procedura, le ho detto: ascolti, signora, la procedura deve tenere conto della realtà. Quindi, se la sua procedura va bene 9 volte su 10, questa è la decima, perché se un freezer sta andando fino al minuto prima, io non lo posso svuotare la sera prima, è evidente che voi non avrete un freezer asciutto e immediatamente vuoto. Quindi la procedura va bene fino a quando la realtà non supera la procedura, e la realtà può presentare delle caratteristiche che la procedura non prevederebbe in teoria, ma in concreto le cose stanno così. Allora, questo semplicemente per dirvi che quando si dice ma le procedure, i protocolli, cioè c'è una cosa, signori, vi comunico che esiste una cosa chiamata realtà, e la vita si vive nel mondo reale, non nel mondo delle procedure. Questo vale per la medicina e vale per i trasportatori di freezer. C'è qualcun altro che si offre, il salumiere, non lo so, il fornaio, per fare un esempio in cui la procedura, ci sono casi in cui non può essere applicata. Non oso immaginare queste persone quando si fanno la ricetta. Se c'è scritto 13 grammi di lievito di birra, se sono 12 o se sono 14, attenzione che si sposta l'asse terrestre, ma almeno lì siete con la vostra focaccia e siete con il vostro forno. Non si può avere una testa così quadrata, serve un minimo di plasticità, e la plasticità neuronale esiste. Il problema è che voi non l'avete mai, mai, mai probabilmente resa possibile, e avete degli angoli, degli spigoli, e che cacchio.